Bentrovati da Fabio Panchetti sulle strade della Liegi-Bastogne-Liegi con l'edizione numero 7. Si chiude anche per le ragazze il trittico delle Ardenne e più in generale la pagina delle classiche di primavera. 140 le ragazze in gara a partire dalla campionessa uscente, eccola qua, anche la campionessa del mondo Annemiek van Vleuten, ma è stato sin qui un 2023 un po' storto per lei. 142,8 i chilometri da percorrere, due cotti in più rispetto a un anno fa, quest'anno sono 9. Il primo snodo importante sarà come sempre la Redoute, 1600 metri al 9,4%, sarà affrontata negli ultimi 35 chilometri. L'ultima asperità è la Rocca dei Falchi, la Côte de la Roche-aux-Fossons, 1300 metri all'11%, ma attenzione perché dopo il termine della salita classificata ai 13 dal traguardo, ci sono un altro paio di chilometri impegnativi al 6-7%. Ad animare una Liegi pimpante sin dalle prime battute è una fuga che prende corpo dopo una sessantina di chilometri. Se ne vanno la vincitrice della Gant Wevelgem, la svizzera della SD Works Marnen Reusser, e poi Spratt per la Trek Segafredo, Pepperkamp per la DSM, Enders per la Jumbo Visma e soprattutto la sfortunata Nie Wiadoma della Canyon. La polacca resta tagliata fuori da una foratura. Nie Wiadoma, che era stata peraltro terza alla Liegi nel 2017, Spratt seconda nel 2018. Eccoci sulla Redoute ed ecco Marlene Reusser che subito saluta la compagnia delle altre tre. Le semina già sulle prime rampe, ha iniziato la Redoute con un vantaggio di una cinquantina di secondi il plotone di testa sul gruppo delle inseguitrici, dove si fa vedere Annemiek van Vleuten, ma non sembra irresistibile come un anno fa. Va fortissimo Marlene Reusser che ha fatto il vuoto sulla Redoute e a questo punto ha forse in testa quella stessa cavalcata solitaria che le riuscì alla Gant Wevelgem. Amanda Spratt prova ad inseguire per diversi chilometri prima di venire riassorbita sulla Côte de Forges ai 23 dal traguardo dal gruppo delle inseguitrici, e questo fa sì che tutto cambia a livello tattico, perché adesso la Trek Segafredo si getta anima e corpo in caccia di Marlene Reusser. La prima ad immolarsi è proprio Amanda Spratt, fa un grande lavoro anche Shirin Van Arroy, nel gruppo delle Fortici anche Gaia Rerini, c'è soprattutto anche Lisa Longo Borghini che, come inizia la Rocca dei Falchi, salta sui pedali e allunga. Marlene Reusser ha a questo punto un vantaggio che si è ridotto a una trentina di secondi e sembra avere un passo decisamente inferiore a quello di Longo Borghini. Chabé, la svizzera della Canyon, che è rimasta con Elisa, ma è arrivata in quattro pedalate da dietro anche Demi Fellering. E poi fa buon gioco di squadra la SD Works, perché Marlene Reusser ha ancora la forza per rilanciare l'andatura una volta raggiunta da Elisa Longo Borghini proprio sulla cima della Rocca dei Falchi. Ed eccoci a questi due chilometri di salita non classificata, ma salita comunque, dove rilancia l'azione Demi Fellering, cede Marlene Reusser. A questo punto Elisa Longo Borghini non è più nella morsa delle due SD Works, prova a rinvenire da dietro anche Annemiek van Vleuten, che conferma però quest'oggi di avere molto più cuore che gambe. Oltretutto avete visto, è marcatissima da Gaia Rialini, la giovane abruzzese sta andando fortissimo anche oggi, è stata terza mercoledì alla Freccia Vallone. Vanno forte Fellering e Longo Borghini, collaborano e arrivano a Liegi con una quindicina, ventina di secondi di vantaggio sulle cinque inseguitrici, per cui sarà un duello a decidere questa settima Liegi-Bastogne-Liegi. Sulla carta la favorita è Demi Fellering, Elisa prova a sorprenderla lanciando la volata ai 150 metri, ma è implacabile la rimonta di Demi Fellering, vince ancora lei dopo l'Amstel e la Freccia, mette in bacheca anche la Liegi-Bastogne-Liegi, ma l'aveva già vinta nel 2021. È stata un'altra grande giornata per la SD Works, perché Marlene Reusser, che corsa ha fatto la Svizzera, ha vissuto almeno 70 km all'attacco, vince la volata che vale il terzo posto, per cui anche quest'oggi ci sono due SD Works sul podio, cosa che è spesso successa nelle classiche, in 6 occasioni per la precisione. Settimo posto per Gaia Rialini, un settimo posto che vale molto più di quanto dica questo stesso numero, e poi che numeri Demi Fellering. Arrivata a 5 vittorie in stagione più 2 secondi posti su 8 corse disputate. La SD Works
infila la 12ª vittoria stagionale in una classica, 12ª su 18 disponibili. Ma è buono infine anche il bilancio italiano in questa campagna di classiche. La Trek è salita sempre sul podio nelle Ardenne, terza all'Amstel con Van Aanrooy, terza alla Freccia con Realini e seconda quest'oggi con Elisa, che alla Liegi era stata peraltro terza nel 2021. Tre vittorie per l'Italia nelle classiche, 14 volte sul podio su 18 disponibili. E a questo punto voltiamo pagina e ci dirigiamo verso la Vuelta a Spagna.